Sono professoressa Laura Martin, responsabile della commissione test di accesso per il Dipartimento di Economia e Management. Come sapete, dal 2009 è stata resa obbligatoria per l'università una verifica delle conoscenze iniziali dello studente al fine di permettere una scelta consapevole del percorso di studi e quindi ridurre al minimo i tempi del conseguimento della laurea e di conseguenza l'inserimento nel mondo del lavoro. La facoltà di economia, che dal settembre dello scorso anno ha preso il nome di Dipartimento di Economia e Management, ha scelto come modalità di valutazione la somministrazione di un test di autovalutazione, detto appunto test di accesso. Il test risulta obbligatorio per i corsi di laurea di primo livello del Dipartimento di Economia e Management, che sono Banca, finanza e mercati finanziari, economia aziendale, economia e commercio. Attenzione che obbligatorio significa però che in ogni caso è possibile iscriversi ai corsi di laurea, ma senza l'effettuazione del test di accesso non si potrà sostenere nessun tipo di esame. Il non superamento del test di accesso comporta un debito formativo che però viene considerato estinto con il superamento di un esame del primo anno. Allora, vediamo adesso in dettaglio la struttura del test. Allora, il test ha una durata di 90 minuti e è costituito da tre sezioni distinte: logica, comprensione verbale e matematica. Per quanto riguarda la sezione di logica, le domande previste sono 13. Non è richiesta nessuna specifica preparazione preliminare, ma solamente una buona capacità da parte dello studente di concentrazione e di comprendere che cosa è deducibile dalle informazioni che sono contenute nelle domande e che cosa non lo è. Per quanto riguarda invece la comprensione verbale, le domande sono 10 e sono relative a due brani scritti, quindi 5 per ogni brano. I brani in generale riguardano argomento di carattere economico o sociologico e anche in questo caso non è necessaria nessuna nozione pregressa, in quanto si chiede allo studente di rispondere alle domande in base a quanto è scritto nel testo. La sezione di matematica, di nuovo come quella di logica, prevede 13 quesiti e ha la finalità di accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito matematico. Le conoscenze richieste per affrontare il test non sono altro che quelle che sono comuni a tutte le scuole secondarie superiori. La vediamo adesso più in particolare come è fatto il libretto contenente i quesiti del test che vi verrà consegnato al momento della partecipazione. Come abbiamo detto, troviamo tre sezioni distinte, ognuna con un colore diverso, nell'ordine in cui ho detto precedentemente, quindi logica, comprensione verbale e matematica. Per ogni sezione avete a disposizione esattamente 30 minuti. Non è possibile passare alla sezione successiva se non è trascorso questo periodo, come pure non è possibile tornare alla sezione precedente nel caso vi siano venuti dubbi su qualche risposta data. Come potete sempre vedere dal test, ogni quesito è corredato da 5 risposte, soltanto una delle quali esatte. Quindi informazioni più dettagliate le trovate sul link del Dipartimento di Economia e Management, dove oltre appunto alle informazioni dettagliate ritrovate anche tutto ciò che vi ho detto fino adesso. Al momento che vi presentate al test di accesso dovete esibire l'attestato di pagamento della tassa insieme a un documento di riconoscimento. Una cosa molto importante da sapere è che è possibile esercitarsi online collegandosi al sito sempre che trovate in sovraimpressione, dove trovate anche una guida in formato elettronico con alcuni quesiti risolti.
La stessa guida in formato cartaceo viene distribuita gratuitamente a coloro che si iscrivono ai corsi di laurea di Banca, Finanza e Mercati Finanziari, Economia Aziendale, Economia e Commercio. La prima prova del test, diciamo la prova ufficiale, è in genere prevista nella prima metà di settembre, ovvero prima delle lezioni. Una seconda prova, riservata a coloro che per motivi personali o per motivi tecnici non abbiano potuto partecipare alla prova ufficiale di settembre, è prevista prima dell'inizio della sessione di esami di gennaio-febbraio. Da sottolineare che per motivi personali o tecnici si intende ad esempio il caso della contemporaneità con altri test di accesso, oppure il passaggio da un altro corso di laurea non afferente al Dipartimento di Economia e Management. Allora, terminiamo questa breve esposizione con l'analisi dei punteggi del test che vi vengono illustrati tramite i risultati della prova di settembre del 2012. I punteggi sono divisi in tre fasce. Il test è considerato superato senza lacune se il candidato ha riportato un punteggio complessivo non inferiore a 17. Vi ricordo che ogni risposta corretta viene assegnato un punteggio di più 1, ogni risposta errata meno 0,25 e 0 per ogni risposta non data. Il test è considerato superato ma con presenza di lacune se si è ottenuto un punteggio non inferiore a 11 e minore di 17. Non è previsto, anche per questa fascia di punteggio, nessun obbligo formativo, ma si richiede al candidato di porre un'attenzione particolare agli argomenti in cui ha trovato difficoltà. Infine, con un punteggio inferiore a 11, il test è considerato non superato e ciò, come abbiamo detto, comporta un debito formativo che viene considerato estinto con il superamento di un esame del prim'anno.